Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Detto questo, prima di passare al tutorial, voglio ringraziare gli ultimi iscritti perché abbiamo superato i 2900 iscritti. Manca tanto così a raggiungere i 3000, credetemi, sono super felice. Sono troppo contenta, veramente grazie, grazie di cuore. Quindi, prossimo video festeggeremo tutti assieme i 3000, sono sicura. Detto questo, tutorial. Se vi ricordate, qualche settimana fa avevamo fatto insieme una molletta a forma di farfallina, che io vi ho detto, io faccio la molletta, ma voi potete tranquillamente fare o degli orecchini o un ciondolo, insomma, chi ne ha più ne metta, come vi dico solitamente io. Ecco, oggi, sempre con delle farfalline, andremo a fare, tadan, un paio di orecchini con le perline. Vedete, qua c'è la farfallina e useremo insieme la tecnica wire, che insomma già conoscete. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al tutorial, ma come sempre, dubbi, domande, richieste, qualcosa non fosse chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram, che sullo shop di Itzy. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini all'insù e magari condividetelo, che male non fa. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima. Un bacio, ciao! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci serviranno un paio di orecchini. Questi sono color argento e hanno un diametro di 5 cm. Poi serviranno delle farfalline. Io utilizzo queste in acciaio, sono molto sottili e potete, insomma, se non le trovate potete usare quello che avete voi, anche altri, diciamo, animaletti. Però mi raccomando, l'importante è che abbiano comunque almeno un gancetto. Poi servirà del filo, io utilizzo come al solito questo per color silver, per appunto la tecnica wire da 0,40 mm. Ed infine utilizzerò anche delle perline, in questo caso sono dei cristalli, la misura è 4x3 mm e il colore è rosa opaco. Ed infine ovviamente useremo anche le varie pinze, quindi i ferri del mestiere. Per primissima cosa andiamo a tagliare circa un metro di filo. Una volta tagliato, prendiamo il nostro orecchino e adesso andiamo a bloccare il filo. Quindi prendiamo questa parte dell'orecchino, non dove c'è il gancetto, ma dove c'è l'inserimento dell'orecchio, e quindi prendiamo un pezzettino così, circa un centimetro e mezzo, quasi due, in questa maniera, lo piegate e fate due tre giri. In questa maniera qui. Adesso iniziamo con le perline, quindi andiamo a inserire la prima perlina. Quindi la blocchiamo con le dita, così, e facciamo prima un giro per bloccarla. E quindi un giro, così, e un secondo giro. In questa maniera qui avviciniamo il filo e quindi andiamo a inserire un'altra perlina. E anche qui, come prima, teniamolo fermo, facciamo il primo giro per bloccare, così, tirate bene, mi raccomando, e poi facciamo due giri, uno e due. Ovviamente avvicinate, se ovviamente volete fare
un orecchino pieno di perline. Se volete fare una cosa un po' più leggera, ovviamente potete mettere meno perline, quindi i fili possono stare un pochino distanziati tra di loro. Continuiamo, inseriamo una terza perlina. E nuovamente, come prima, lo teniamo fermo con le dita la perlina, facciamo il primo giro appunto per bloccare, così, e poi altri due giri. Uno. E due. Ok, adesso andiamo, visto che insomma gli orecchini sono arrivati praticamente a un quarto, andiamo a metterci la farfallina. Allora, la mettiamo dentro il gancettino. E la sistemiamo in questo verso. Ok? Quindi, come prima, andiamo a bloccarla e facciamo un giro interno. Ok, come prima, quindi adesso è bloccata, vedete? Con il filo andiamo a inserirci nuovamente nel gancetto da sotto, vedete? Da sotto. Quindi noi abbiamo fatto un giro su se stesso e ci siamo quindi reinseriti nel gancetto. Perfetto, adesso andiamo sopra così, vedete? Andiamo sopra così e lo blocchiamo facendo come prima un giro su se stesso, così, visto? Adesso facciamo altri due giri per bloccarlo bene. Ricominciamo con le perline, l'inserimento delle perline. Quindi, come prima, teniamo fermo con le dita facciamo un giro e poi altri due. E continuiamo via via a inserire le perline e le farfalline come più desideriamo, insomma, come ci piace di più. Come vi ho detto prima, se volete un orecchino molto pieno, metterete tante perline e tante farfalline. Se invece volete una cosa leggermente più delicata, ovviamente metterete meno farfalline e meno perline. Reinseriamo quindi un'altra farfallina, quindi la blocchiamo tiriamo bene, mi raccomando, e ci reinfiliamo nel gancetto. Tiriamo bene, mi raccomando. Lo facciamo passare per sopra. Lo
blocchiamo con le dita e facciamo appunto un giro per bloccarlo e altri due classici. E adesso continuiamo con le perline fino alla fine. E quindi andiamo ad inserire l'ultima perlina. Anche qui, come sempre, blocchiamo con le dita, facciamo un giro per bloccare e poi facciamo due giri, i soliti classici, insomma, che abbiamo sempre fatto. Però in questo caso qui, visto che dobbiamo andare a bloccare il tutto, ne faccio altri due. Quindi l'ultimo, in poche parole, ha l'ultimo passaggio appunto per bloccare e poi quattro passaggi di filo, di giri, scusate, quattro giri. Quindi poi io vado a bloccare, a tagliare e infine andiamo a sistemare il tutto. E praticamente il nostro orecchino è terminato. La stessa identica cosa la faremo anche con l'altro. Ed ecco qui, abbiamo terminato i nostri orecchini con le farfalline. Cosa ne dite? Secondo me sono veramente ideali e perfetti per la primavera. Come avete potuto vedere, insomma, sono veramente semplici da realizzare. Detto questo, io spero che il tutorial vi sia piaciuto e spero che sia tutto chiaro. Ma come sempre, per dubbi, domande, richieste, qualcosa non fosse chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram che sullo shop di Etsy. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, tanti pollicini all'insù, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima. Ciao!